La volta scorsa avevamo visto come possiamo andare a caricare dati a partire da un URL e quando questi dati vengono caricati andare a generare del contenuto all'interno di una pagina. La volta scorsa avevamo visto come possiamo farlo con i selettori JavaScript. Un modo alternativo è quello di andare a concatenare delle stringhe in questo modo, quindi definire una variabile iniziale tab in cui vado a inserire questo tag table, un table row, poi table header all'interno per indicare i titoli e poi per ognuna delle righe all'interno del nostro JSON vado a concatenare un table row e poi per ognuna delle variabili nella riga vado a mettere un table data, il contenuto e un altro slash table data. Chiudo tutto con un non slash th ma un slash tr e infine concateno un slash table. Io ho aggiunto all'interno di queste concatenazioni dei a capo in modo che il codice HTML che otteniamo sia vagamente leggibile. Non sono utili i browser, gli a capo come gli spazi li buttano via. Ok, quindi non importa in termini di visualizzazione, però questo rende il codice HTML leggermente più visibile, più leggibile. Una volta che ho ottenuto questa variabile tab che contiene una stringa con tutto il codice HTML che io devo andare ad aggiungere, posso fare un target.append della mia variabile. Il risultato sostanzialmente è lo stesso che avremmo ottenuto andando a utilizzare questi dollaro, TR, eccetera. La differenza è che la versione con le stringhe è un centinaio di volte più veloce, quindi abbastanza più veloce, perché jQuery, quando chiediamo di creare una struttura dati complessa, deve fare un sacco di operazioni, mentre invece per le stringhe la concatenazione è un'operazione molto efficiente. Quindi, in generale, se volete scrivere qualcosa che sia relativamente veloce, questa è la soluzione. 100 volte vuol dire che passiamo da 10 millisecondi a un secondo. O da 100 millisecondi a 10 secondi. E quindi si sente e si vede soprattutto. Un altro modo è quello di andare a utilizzare gli elementi, i create element. Qui c'è l'ordinamento, ma l'altro modo è quello di andare a fare un get element ID e quando il mio JSON arriva, analizzarlo, costruire la tabella sostanzialmente nel modo che abbiamo visto prima, e poi fare target.innerHTML uguale tab. E quindi la struttura è simile, la differenza è che devo utilizzare questo document getElementById e l'identificatore dell'elemento per andare a recuperare l'elemento, invece di usare dollaro, hash e poi il nome dell'elemento a cui voglio fare riferimento. Nella soluzione che non vi ho ancora messo su Subversion ci sono queste due alternative. Un'altra cosa che possiamo andare a considerare è invece l'ordinamento.
L'ordinamento consiste nell'andare a permettere di ordinare i contenuti della tabella in base a un qualunque dei campi, ovvero delle colonne, dei nostri dati. Lo vediamo al volo, direttamente sul browser, e poi andiamo a commentare il codice. Allora, inserisci, come abbiamo visto la volta scorsa, scatena la richiesta Ajax, una volta che arriva il dato, questo viene inserito nella tabella. Rispetto alla volta scorsa ho aggiunto anche una riga di codice che disabilita il pulsante inserisci dopo che è stato letto il dato, per cui se io vado ancora a premere qua non succede nulla. Se avessi lasciato il codice come abbiamo visto la volta scorsa, se io premo inserisci più volte viene caricato il dato più volte, viene accodato. A questo punto l'idea è che io possa andare su uno di questi elementi e andare a ordinarli in base al nome, in base al cognome, in base all'identificatore. Posso anche scegliere se fare un ordinamento ascendente, come adesso, quindi il nome da A a T, oppure discendente, quindi da T ad A. Cosa devo fare per andare a implementare questo ordinamento? Innanzitutto devo fare in modo che questi elementi rispondano a un click, in modo che venga eseguito del codice che prende i dati, li ordina. Come faccio a cambiare il contenuto della tabella? Ho sostanzialmente due possibilità. Una molto semplice, ma con qualche trucchetto nascosto. L'altra un po' più complicata, ma probabilmente migliore. Quella più semplice è quella di dire, vabbè, cancello tutto quello che sta dentro il mio elemento, in cui vado a inserire la tabella, ordino gli elementi del mio array e rigenero completamente da zero la tabella. Quindi è come se ricaricassi i dati e rifacessi la stessa operazione. Il problema è che se io rifaccio questa operazione devo anche ricordarmi di andare a reimpostare i click su le intestazioni della tabella. Reimpostare i click deve essere fatto all'interno del codice che risponde al click che è stato impostato quando io reimposto i click. Quindi è una funzione che imposta se stessa come gestore dei click sugli header della tabella. Quindi è un codice a cui bisogna prestare un po' d'attenzione. L'altra alternativa è quella di andare a prendere il contenuto della tabella e cancellarlo tutto tranne la prima riga, quella con le intestazioni. Riordinare gli elementi e riempire la tabella, ovviamente a iniziare dalla seconda riga, quella con i dati. Nel codice che vi faccio vedere è utilizzata questa seconda opzione. Secondo aspetto, l'ordinamento ascendente o discendente. Vedete che qui in fondo ho messo due radio button che mi dicono come fare l'ordinamento. In base al valore di quel radio button, ovviamente andrò a scrivere la funzione che compara due elementi in modo che compari gli elementi in ordine ascendente, che è il default, oppure discendente. Vediamolo in termini di codice.
Allora, cosa faccio? Faccio dollaro destinazione, la mia sezione, find th, cerca all'interno della destinazione i tag th, table header. E imposta per questi l'evento, scusate, click. Il click scatena l'esecuzione di questa funzione che vediamo elencata qui sotto. La funzione fa sostanzialmente due attività principali. La prima è questa, quindi riordina i dati. La seconda, qua sotto, cambia il contenuto della tabella. Iniziamo a vedere la parte che riordina i dati. Allora, in base a quale colonna voglio andare a ordinare, beh, è abbastanza semplice perché il click lo faccio su un table header e il contenuto di questo table header è esattamente il nome del campo in base a cui voglio andare a ordinare. Quindi, $this.text è il contenuto del table header, cioè l'intestazione, che per costruzione, per come abbiamo costruito la tabella, è proprio il nome della proprietà in base a cui voglio ordinare. La funzione di ordinamento è questa. D è l'oggetto che contiene i dati, sort, e poi specifico la funzione che deve andare a confrontare la riga 1 e la riga 2. Come faccio a confrontarli? Beh, faccio A uguale R1 quadre sort by, ovvero prendo la proprietà della riga 1 che ha come nome la stringa che c'è in sort by, quindi se devo ordinare in base a name, sort by conterrà name e quindi andrò a fare R1 di name. Per B faccio la stessa cosa, solo che lo prendo dalla seconda riga. E poi confronto i due elementi. Come faccio? Allora, questa funzione deve restituire un valore maggiore di 1 se il primo è più grande del secondo, 0 se sono uguali, e un valore minore di 0, scusate, se il primo è più piccolo del secondo. Quindi precede. Il problema è che se andiamo a vedere la tabella, ordinare la prima riga potrebbe portare dei problemi perché la prima riga contiene dei numeri e i numeri li ordino in ordine numerico, non in ordine lessicografico. Mentre invece le altre colonne contengono delle stringhe e quindi le devo ordinare in maniera diversa. Per cui ho questo if che mi dice if is not a number più a. Io faccio più A. Se A contiene un numero, quello sarà il numero contenuto nella stringa. Se A invece contiene una stringa, più A sostanzialmente mi dà un errore, perché quello non è un valore numerico. L'errore viene codificato come un not a number. Quindi, più A mi dà un not a number se il contenuto di A è un valore non convertibile a un valore numerico, oppure mi dà il numero corretto. Quindi se is not a number, assumo che quella sia una stringa. A questo punto, cosa faccio? Se A è maggiore di B, restituisco 1. Se A è minore di B, restituisco meno 1. Altrimenti, quindi se A e B sono valori numerici, faccio A meno B. A minore di B lo posso fare in JavaScript tra le stringhe perché JavaScript è in grado tranquillamente di confrontarmi due stringhe con il maggiore e minore.
C'è un ultimo passaggio che è questo sotto, che riguarda l'ordinamento. L'ordine è uguale a dollaro, vado a prendere l'input, il campo di tipo input, che ha come nome sort order e che sia checked. Di questo elemento vado a prendere il valore. Dentro le due varianti qua sopra vedete che io ho messo due radio button con etichetta ascending and descending con nome sort order, tutte e due, questo le rende mutuamente esclusive, uno col valore 1 e l'altro col valore meno 1. Quello checked per default è il primo, quindi quello ascending. Cosa serve questa label? Sostanzialmente dovrebbe mostrarmi un tooltip, che in realtà qua non mi fa vedere, con quell'etichetta. Quindi come sfrutto quel più o meno 1? Lo sfrutto in questo modo, vado a mettere dentro la variabile order o più o meno 1, quindi uno dei due sort order sarà selezionato e quindi il valore sarà o più 1 o meno 1 e semplicemente lo moltiplico per il risultato che ho ottenuto prima. Quindi se è più 1, quindi ordine ascendente, mantengo il risultato uguale, se è meno 1 cambio di segno e quindi sostanzialmente inverto l'ordinamento. Per cambiare il contenuto della tabella, cosa faccio? Vado a cancellare tutte le righe della tabella tranne la prima. Come faccio a selezionare tutte le righe della tabella tranne la prima? Allora, target.find mi trova tutti i tag di tipo TR, table row, dentro il mio contenitore. Raffino ulteriormente la ricerca con questo, not first child, quindi tra i TR selezionati vado a prendere tutti tranne quello che è il primo figlio, quindi il primo TR dentro la tabella. Remove. Poi a questo punto ho tolto le quattro righe che devo andare a rigenerare, dopodiché faccio target find la tabella e poi faccio un append. L'append può essere fatto in vari modi, posso creare una variabile e passarla, oppure come in questo caso posso scrivere una funzione. La funzione che cosa fa? Inizializza un array vuoto e per ogni riga nella mia variabile D, la variabile che contiene il risultato del JSON, faccio R uguale $TR, for per ogni campo nella riga, R.append, TD.text e qui vado a prendere il valore di quel campo. E poi faccio row.push. Quindi vado sostanzialmente a definire un array con tutte le righe. Append che cosa fa? Se trovo un array, mi accoda in fondo al tag tutti gli elementi che trova in ciascuno di questi elementi dell'array. Il risultato è quello che abbiamo visto prima. Se voglio fare la stessa cosa con il DOM,
Allora, l'ordinamento è tale e quale, ok? È questo. Qui cosa faccio? Vado a prendere tutti gli elementi TR e dentro per ogni elemento vado a cambiare i TD. Quindi scandisco tutti gli elementi della mia, del mio dato, dei miei dati. Vado a costruire un HTML, un codice HTML che corrisponde a una sequenza di TD, il valore della proprietà slash TD, e poi inserisco questa sequenza di table data dentro tutti i vari table row. Ma quali? Quelli che hanno come indice i più 1. Nei miei dati io ho 4 elementi. Nella mia tabella ho 5 table row, perché il primo è dato dai titoli. Quindi andando a inserire l'elemento nel TR con indice i più 1, inizierò dal numero 1, quindi il secondo che contiene i dati. Questo è leggermente diverso perché invece di andare a cancellare i table row e poi rigenerarli, va a modificare il contenuto dei table row che già esistono. Vi metto il